Buono. Scheda magnetica raccolta, adesso torniamo dietro la porta, dobbiamo ripassare attraverso le cose qui. Salve a tutti ragazzi, bentornati su ODT. Io sono Vrex e oggi andiamo avanti nell'avventura. Nella scorsa puntata abbiamo fatto il nostro ingresso nell'ospedale dei robot, abbiamo potuto assistere a dei robot sdraiati su lettini che ci sparavano, robot sprovvisti di gambe, e abbiamo fatto fuori diversi nuovi nemici, più o meno tutte macchine, e che ci hanno ucciso già un paio di volte, ci hanno fatto parecchio male. E adesso niente, dobbiamo proseguire e vedere un po' se riusciamo ad attivare, a trovare il terzo pulsante misterioso che, con l'iscrizione del boss finale e soprattutto a raggiungere il boss finale. Ce la faremo? Andiamo a vedere. Buona visione. Oh, eccoci qua. Esattamente dove ci siamo lasciati, al checkpoint. Dobbiamo andare. Ecco, già ho sbagliato strada perché era dall'altra parte. Cominciamo benissimo, come sempre. Esatto, qua c'erano le due torrette, tra l'altro questa mi aveva fatto secco, proprio secco duro. E andiamo da questo lato. Quel teschietto lì, bello insanguination, che ci guarda, ci ride. No, no, brutte. Ecco, io quella munizione là io la lascio perdere perché, beh, semi impossibile. Allora, qui. Dobbiamo guarda, no, è vero, c'era l'altro. Guarda, morici, bello 10. Dicevo, bisogna guardare dov'è la zona più chiara del terreno e fermarsi lì. Ecco, in realtà potevo fare un altro passo, però vai, tac. Forse ce la faccio, non lo so, ci provo, ma se non ce la faccio lascio perdere. Sì, qua ce l'ho fatta. Vediamo un po' se ce la faccio. No, non ce la faccio, però così sì. E così sì. Ok. Allora, se non ho visto ma. Vieni, morisci. Guarda che mi abbasso anch'io, e anch'io so fa. C conosco il Kung Fu. Ecco. Dicevo, c'è da andare dritti da questa parte, però prima voglio vedere cosa c'è qua sopra. Ci sarà qualcuno dietro. Lo sapevo! Sì, è dietro. Madonna. Mori. Ah, già, è vero, io sono anche messo malissimo a salute. E questa è l'uscita. Ti serve una scheda magnetica, a quanto pare sì. Andiamo a recuperare questa scheda. Sperando di non morirci 50 volte. Vai. Olè. Vai. Ok. No. Vai, vai, l'ho preso pieno nel muso. Scusate. Scusate se ero silenzioso, ma lì mi ero abbastanza concentrato. E. Oh, bello. Allora, lì c'è un barile esplosivo. Se non ricordo male, a destra c'è anche un karma pronto a spararmi. Qui in basso. Cioè, mi ricordo male? No, mi ricordavo bene, però. Non l'ho ucciso. Cioè, adesso sì, però. Buono. Scheda magnetica raccolta. Adesso torniamo dietro la porta. Dobbiamo ripassare attraverso le cose qui. Vai, vai. Apriscici. Permesso. Grazie. Vai, 10. Meno male, 3 colpi. Nello scorso episodio 20 per farne fuori uno. Sì, ok, qua. Vediamo un po' se c'è qualcosa da raccogliere, perché a volte, sai, ti fregano, eh. No, non c'è niente da raccogliere, quindi posso tranquillamente tirarmi di sotto. Buono, dove siamo? Oddio, questa parte. Ok, ragazzi, armatevi di pazienza, perché questa è la parte più noiosa di tutto il gioco. Vi spiego.
Per attraversare questi buchi ci sono questi ganci meccanici che ti agganciano, ti devi posizionare dove c'era la loro ombra, che ora non c'è, però vabbè, dopo compare l'ombra, ti agganciano e ti portano dall'altra parte, ma sono di una lentezza esasperante proprio della serie. Fatti un panino e quando torni sei sempre lì appeso. E guarda dove ti vanno a mettere i nemici dietro. Io l'ho sognata questa parte qua, che vi volevo giusto dire, lì dietro c'è un nemico, ti dà una spintarella, ti butta di sotto lì nel baratro. E una cosa simile l'abbiamo vista nel secondo episodio in cui sono stato tirato nel vuoto da un pipistrellaccio. Vediamo un po' di schiantare un'altra volta. Muori. Arrivo morto prima lui, ottimo. Ah. Attenzione, ok. Qui ci sono diverse viette. Andiamo prima di sopra e sento già il rumore del pod di salvataggio. Ok. Ecco. Qua devo essere concentrato. Dobbiamo arrivare laggiù, appendendomi su queste aste, però se sbagli il salto, indovinate un po' dove si va. Ecco. Ora, qui io vi fermo un secondo perché voglio farvi rendere conto della bastardaggine degli sviluppatori. Ai tempi in cui uscì ODT, uscivano i primi Tomb Raider, ok? L'1, il 2 e il 3. Quando Lara era appesa a una delle sporgenze, doveva sfruttare il dondolio per arrivare più lontano con il salto e quindi aggrapparsi alla sporgenza successiva. Loro, questi sviluppatori che hanno fatto DT, si sono basati su questo concetto per fregare il giocatore, perché se io sfrutto il dondolio per andare in quella piattaforma, non ci arrivo! Non ci arrivo! Prima mi devo fermare e dopo devo dare lo slancio. Guarda, prima devo fermare e dopo devo dare lo slancio. Perché altrimenti non ci arrivi. E cioè, io non so se ti rendi conto o no. Allora, qua c'era solo una munizione verde, ci dovrebbe essere una leva, esatto. L'ospedale delle leve, altro che dei robot. Oh, e se si avvia, attiva questo gancio meccanico, il granchio metallico, che ti trasporta dall'altra parte. Questa parte ve la velocizzerò perché no. E ci dovrebbe essere da queste parti anche un bonus nascosto. Vediamo un po'. Ok. No, ok. Ho mancato il granchio. Pensavo ci fosse un bonus nascosto lì sotto e mi ricordavo male, evidentemente. Ah, ti faccio fare un viaggio dentro di me. Saluta tutti e bye bye. Ah, eccolo lì, vedi il power up della pistola, vai. Scende, ti sgancia. Vai, power up. Ora qui, doppio gancio per doppia noia. Questo che è più lungo ci porterà verso la vita. Vediamo se riesco a mancarlo. No, sì, sono riuscito a mancarlo. 11. Altro che 10, proprio 11. Pieno. Oddio, che dolore fisico questa parte. Devo metterla così la telecamera, così riesco a vedere dov'è l'ombra. Ecco.
Finalmente una scheda magnetica raccolta, ma adesso devo tornare indietro, aspettare di nuovo il granchiaccio metallico lì per tornare indietro dall'altra parte e attivare la scheda. Oddio. Dai. E adesso possiamo proseguire da questa parte. E qua. Sì, sento il rumore del pod di salvataggio che dovrebbe. Eccolo lì dietro la parete. Devo fare il giro dall'altra parte e lì prendiamo il secondo pezzo del contenitore della perla verde. Oggetto necessario per completare il gioco al 100%. E qua ci sono delle piattaforme che traballicchiano. Quella munizione verde io la ignoro totalmente perché altrimenti ci rischio una vita per prendere una munizione. Oh là là là. Oh, qui non c'è nessuno, vero? Non me la fai questa carognata, vero? Ok. No. Ok, se si appende, allora. Apriti sesamo. Uff. Allora, dicevo, lì c'è il pod di salvataggio e là dietro c'è un karma che sta camperato dietro l'angolo. Io quasi quasi. E che fo? Faccio così. Troppo lontano? Sì, troppo lontano. Oddio, la granata ha trapassato il muro e l'ho ucciso. Ottimo, 10. Madonna, cane di merda che abbaia continuamente. Oh, finalmente, secondo pezzo del contenitore. Siamo già il 2% più vicini alla nostra meta. Incantesimo di terra è ancora basso. Ho imparato un incantesimo nuovo? Ok, fammi un po' vedere che incantesimo è. Vampiro no, scudo no, fulmine. Teletrasporto no, ce l'ha bruciata. Tornado? No, anche tornado ce l'ha bruciata. Boh, non lo so ragazzi. Comunque, posso liberare un altro slot alzando la morale per far imparare l'altro incantesimo. Guarigione incantesimo potenziato, questo mi serve. Però a questo punto mi servirebbe anche la mana. Ecco, guarigione potenziata al massimo, vedete le 4 stelle, quindi la guarigione è al massimo. Ora siamo a 9 minuti di 9, 10, siamo a circa 15 minuti di registrazione. Però questa volta, oddio, ho stirato male la faccia. Però dicevo, è sovrascrivere, sì. A questo punto io devo salvare per un motivo specifico, che adesso vi mostrerò. Adesso c'è una parte veramente da sclero. Oh sì, il power up verde! Sale! No, quello blu non lo posso ancora mettere. Adesso il frizzino frizzello contro le macchine è più forte. E non devo sprecare 800 munizioni blu per far fuori un drone. Vai giù per favore. No, non giù in quel modo. Ma l'avete visto che ha fatto il saltellino? Io ho detto non andare giù. Aveva iniziato a aggrapparsi e poi ha annullato l'azione. Madonna. Queste sono le morti che io proprio non accetto. Perché sono morti che non muoio perché casco io. Perché. Questa per esempio sarebbe una morte giustificata perché sarà colpa mia. Allora, andiamo a staccarlo perché mi rimangono 5 vite e ci devo finire tutto il gioco. Però siccome io sono contrario alle morti per la quale non ho colpa come quella di prima, io ricarico la partita e.
via. No, niente. Allora. Concentrati. Su. È solo un salto. Devi fare solo quello. Sì, vabbè, solo quello. Però va bene, nel senso. In questa circostanza devi fare un solo salto. Là. Bravo. 10. E ora salteschi lì. Potenza verde. E ora non mi fare il tranello. Brava. L'ho spiegato all'inizio del primo episodio il discorso come vanno scese le scale in questo gioco. Eccola la parte da sclero. Ora vi spiego tutto. Andiamo da questa parte, che ci dovrebbe essere un Carmino. Carmino Carmencito. No, non c'è, ok. Allora, come ho detto all'inizio del primo episodio, uno dei lati negativi di questo gioco è proprio il comparto grafico, perché ci sono certe cose cui devi porre attenzione, però, come avete potuto vedere, ogni volta che giro la telecamera si storgono le texture delle pareti e dei modelli. Questa mappa, questa pseudo mappa che illeggibile, ti dovrebbe far capire quali sono. Wow, vedi come si storge tutto? Ti dovrebbe far capire quali sono i punti in cui puoi andare e in quali no. Perché lì ci sono dei punti sospesi nell'aria in cui tu vieni preso dal gancio metallico. Vedi, ecco, se io mi fermassi qui, per esempio, questo mi porta lì dove c'è la munizione verde e c'è una piattaforma che si rompe, quindi morirei immediatamente, perché il gancio non lo puoi riprendere due volte al secondo. Devi aspettare che si rialza, poi si riscende per prenderti. Nel frattempo la piattaforma è già crollata e te sei finito nel nero. Mentre invece, quindi, la soluzione migliore è quella di puntare in prima persona e vedere dove porta, tipo se si ferma o se passa oltre, perché lì ti frega, le volte passa oltre e ti butta proprio nel vuoto senza nessuna piattaforma, quindi non è una cosa così semplice questo pezzo. Qua ci sono, per esempio, riprendendo il discorso bastardaggine degli sviluppatori, ti hanno messo anche dei power up sospesi nel nulla. Dove tu prendi un power up, ma ci rimetti una vita. Mi sa che forse ho beccato subito la strada giusta. Dimmi che è la strada giusta, dimmi che a caso, totalmente a caso, ho preso la strada giusta. Ti prego. No. Siamo morti, ragazzi. Guarda. Era quella accanto. Ho visto l'angolino del muro della destinazione. Era il gancio accanto. Oh, no. No, da qui no. Col salto che si incastra nel muro lì. No. Poi devo riscendere la scala in modo mongolino. No, buono lì. Allora, abbiamo individuato, penso di aver individuato la possibile strada. Voglio prendere ora i ganci di sinistra, che poi più avanti, se non ricordo male, si riuniscono con quelli di destra. Mi sono capito da solo, insomma. Va. Una munizione sospesa su un coso che si rompe. Allora, di là ci si va. Dunque, ci si va o passa oltre? Fammi un po' vedere. Quel gancio lì invece, adesso vi faccio vedere. Madonna, che bastardi che sono.
Va, il power up sopra la piattaforma che si rompe. Da un'altra parte c'è un power up sospeso proprio nel nulla. Ma non ci tengo a farvelo vedere. Ok, di qua si può andare. Ok, quello si ferma, mentre invece quell'altro ti fregava e passava oltre, vedi? Forse è proprio quello là. Oddio, non mi ricordo, non me lo ricordo, ragazzi. Dimmi che è questo, dai, dimmi che è questo, ti prego. Dimmi che è questo, dimmi che è questo, dimmi che è questo. Ma non è possibile! Non è possibile! Un'altra piattaforma che si rompe! No, 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 ragazzi, non è possibile, non è fattibile questo pezzo. Non è umano. Qui ci si fa il game over. Proprio game over duro. Sì, e poi mi suicida anche da solo, a posto. Ancora tre tentativi, ragazzi. E poi ci salutiamo. Vita, 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 ho visto una vita lì. Ho visto una vita e un incantesimo, ok. Strada sbagliata, ma almeno prendiamo, riprendiamo una vita. Ok, meno male. Incantesimo di fuoco. Ok, mentre mi trasporto di là, vediamo. Ho imparato un incantesimo. Missile, buono. Questo qui poi lo provo. Adesso sto scena torna indietro. È scelta di rifarsela tutta da capo. Capito? Allora devo riprendere i ganci di sinistra, quelli di sinistra, e trovare quello giusto. Perché a destra non ti porta a destinazione. Dove si va a cascare da questo lato? Qui ti prende, ti porta. Lì la. Oh, eccola qua, finalmente la destinazione. Mamma mia, guarda che parto che è sto livello. Oh, cercavo un po' di calma, ho trovato te. Ti carico di botte, ti dico buonanotte, anche domani sera. Ricorda sta motosega, la vedrai domani sera, ti levo dalla terra. Io direi che ci possiamo tranquillamente tirare di sotto a questo punto, perché non vedo bonus. Dimmi che posso salvare, dai. No? Continua, il livello continua, porca miseria. Mi sa che devo fare un save state di quelli proprio automatici, però. Oh, che vuoi te, eh? Col lanciafiamme lì. Schianta. Scheda magnetica rossa. Ok. Checkpoint. Vediamo un po' dove siamo qua. Sì, questa è un'altra parte noiosissima. No, bisti, bisti, mostro, mostriciattolo, no. Se riesco ad avvicinarmi, la corrente, ecco, la corrente distrugge il computer di puntamento delle torrette. Che è quello di sotto, quello che è appena esploso. Infatti, vedi che adesso non mi spara più. Ok, questa è la fine. Cioè, è dove devo andare. Allora, ragazzi, io direi di lasciarci qua. Questa nuova area. Sono
Sono costretto però a fare un salvataggio non dal pod come dovrei fare, perché qua il pod non c'è, c'è una parte ancora lunga in cui devo sistemare, vi faccio vedere velocemente. Devo riuscire a uccidere un mostro, almeno. Sì, vabbè, a parte che qui c'è pieno di nemici, comunque qua c'è della roba che devo raccogliere, poi arriverò nella zona dove ci sono delle gru che le devo posizionare, poi salire su queste gru, ce n'è una rotta che è rotea, la devo prendere al volo per poi riuscire a passare una porta, e tutto il processo porterà via parecchio tempo, quindi al momento il pod per salvare non si sarebbe trovato comunque, quindi ho dovuto fare un salvataggio, un save state. Niente ragazzi, siamo morti diverse volte, ma questo è soltanto poche di una lunga serie di morti, e andrà sempre peggio. Saranno sempre più deliranti i livelli. Noi ci becchiamo al terzo. Noi ci becchiamo al prossimo episodio di ODT. Niente, alla prossima.